Buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi faccio la camminata come i vecchi tempi, con il telefonino, parlando con voi, perché non so se avete sentito le ultime novità. Praticamente, visto che faccio queste camminate al mattino e alla sera, al pomeriggio, ho deciso di ogni tanto, quando voglia, di farlo insieme a voi, e perché mi sembra una cosa carina, anche per fare dell'attività insieme, e staccarci un pochino da questi dispositivi elettronici. Quindi ogni tanto, se mi vedete in live, di solito compare una scritta in live in alto a destra, vuol dire che sono in live, sto correndo, sto camminando comunque, o sto cazzeggiando, perché ultimamente sto facendo anche molte live di cazzeggio. E colgo però l'occasione di fare un video un po' particolare, e mi è venuto in mente questo video da fare perché ultimamente, proprio per via, io penso proprio per via di queste camminate che sto facendo in live, o comunque tutto questo tempo che sto in live ultimamente, stanno arrivando delle persone un po' obsolete. Sto attirando dei personaggi un po' diversi dal solito. Quindi praticamente si stanno iscrivendo anche persone che arrivano da fuori, diciamo, da fuori del nostro mondo. O comunque da fuori di questo contesto qua che stiamo costruendo. E sono persone proprio un po' a caso, un po' così, presi dalla massa. Vabbè, ragazzi, lo sapete, io parlo così, dico la verità, c'è un po' di tutto. Viene su quello che arriva, come quando peschi. Sono anche, tra l'altro, ragazzi, non so se ci fate caso, ma sono anche cose brutte queste che sto dicendo, però purtroppo è per farvi capire il concetto, devo per forza parlare così. E è come se prendi su, sapete quando si andava a Luna Park, mettevi la monetina e volevi il pupazzetto bello, ma tiri su tipo il pupazzetto con un occhio perché era quello in fondo. E sbattendo contro il vetro continuamente, probabilmente si è rotto un pezzo di faccia. E ovviamente è quello il pupazzetto che raccoglierai, ovviamente. Quindi, per dire che stanno arrivando un po' di personaggi un po' particolari, diciamo un po' di tutto, ecco, facciamo così. E subito si è visto, cioè arrivano, ma si vede subito, lasciano proprio la scia lasciano, cioè subito attaccano senza motivo. È un po' il genere di YouTube, eh? Beh, è un po' lo stile dell'utente medio di YouTube, però facendo queste live arrivano parecchi personaggi di questa tipologia. Ne sono consapevole, ne ero consapevole, non è che non lo sapevo, eh. Attenzione, non è che sto facendo le cose e sto cadendo dal pero. Però effettivamente ho potuto constatare che sulla mia pelle quello che viene detto praticamente da chiunque fa dei contenuti su YouTube, che in pratica offendono questi, cioè offendono proprio a gratis. Così, senza un motivo. E la cosa mi ha fatto pensare, perché se ci pensiamo è bullismo questo. Cioè, ragazzi, mi hanno bullizzato, mi stanno bullizzando, capite? E mi viene da ridere perché, innanzitutto perché io ho delle grandi belle spalle, e voi non mi avete visto dal vivo, ma ho una gran bellissima struttura. Fisica, e ho delle grandissime belle spalle e una bellissima testa che, insomma, non ci metto né uno né due a tirarti una testata. Perché sto reagendo così e sto strammatizzando in questo modo? Perché
perché innanzitutto lo sapevo che sarebbe successa questa cosa e quindi non è che ci sto rimanendo male, però è ovvio che sono un essere umano e quindi mi scattano dei pensieri e ovviamente non rimango completamente immobile a queste mo a questi modi di fare. Quindi è arrivato il momento, approfitto di questo accaduto, visto che mi hanno addirittura augurato di andare all'inferno. Va bene, c'era praticamente un tizio che voleva chiamarmi amore a tutti i costi. C'è stato tipo... Amore, posso chiamarti amore? Perché non vuoi amore? Perché non vuoi il mio amore? Dopo 2 o 3 giorni che è andato avanti a mandarmi messaggi di ogni tipo sotto tutti i video, a un certo punto sentivo che stava diventando pesante. Ciliegina sulla torta mi ha scritto: amore, amore mio. E io ho detto: guarda, amore anche no, perché non ho piacere che mi chiami amore. Evita di chiamarmi amore, per favore. E praticamente lui addirittura voleva rigirarla dicendomi che l'amore può essere, che verso di me comunque può provare una forma di amore. Insomma, sapete, ha provato un po' a rigirarla. E io subito gli ho detto: no, comunque non gradisco. In qualsiasi modo tu la vuoi girare, non gradisco, grazie. Evidentemente lui si è sentito troncato le gambe e mi ha augurato di bruciare all'inferno. Va bene, cioè prima mi amavi, adesso devo bruciare all'inferno. Ok. Allora, questo per dire che appunto sto ricevendo dei messaggi un po' strani, mi stanno bullizzando, ragazzi. Quindi voglio fare questo video perché mi è venuto in mente una parte della mia vita. Una parte della mia vita che è abbastanza comune in tanti adolescenti. Io appartengo agli adolescenti che bullizzavano. Io sono stata una bulla, ragazzi, io ero una bulla. Quindi voglio fare questo video perché mi hanno ricordato quando facevo io la bulla. Quindi vedete che tutto torna, il karma, come lo chiamano, il famoso karma che gira. Sono cose, le cose male che hai fatto ti ritornano indietro, ti rendi conto poi anche da come si comporta la gente, che magari sei stata tu la prima ad essere cattiva nei confronti di qualcuno. Quindi io sono qua per dirvi che io stessa bullizzavo quando ero una ragazzina. Effettivamente, quando ero molto piccola, non avevo non avevo quel modo di bullizzare cattivo. Bullizzavo le persone cattive, cioè era come scorpione mangia scorpione. Quindi quando vedevo qualcuno che si comportava male, qualcuno che era cattivo, sapete, poi i bambini lo capiscono subito, diventavo cattiva nei suoi confronti. Poi crescendo verso l'adolescenza, sapete che c'è anche un po' questa comorbidità di disturbo, di disturbo un po' anche di, come si dice, oppositivo provocatorio, quindi avevo questo carattere un po' che ti rispondeva subito a tono, che e poi negli anni è diventato anche appunto questa sorta di bullismo e a questo punto però effettivamente non mi comportavo bene, ragazzi, cioè non facevo cose chissà quali cose assurde, però comunque mi ricordo che sghignazzavo anche delle cose, anche di cose brutte, ragazzi, anche difetti fisici, di come parlava una persona. Da una parte io adesso comprendo anche i miei modi di fare, non li sto giustificando, io non sto giustificando che sono stata una bulla, sto però dicendo che capisco perché lo facevo, capisco un po' di più quello che facevo, perché adesso crescendo, capendo la mia condizione, ho capito subito che era una parte per difendermi, perché io mi sentivo molto aggredita dal mondo esterno.
Quindi praticamente nel momento in cui uscivo di casa ero io che dovevo essere contro di te. Quindi anche se non mi facevi niente, a meno che subito non mi piacevi a pelle, comunque tu eri eri comunque in automatico una persona contro di me. Cioè ti vedevo come un guerriero da abbattere. Perché c'era, adesso lo so, perché c'era questa difficoltà e mi sentivo, vi assicuro, e lo sapete se mi seguite da molto tempo, perché probabilmente è successo anche a voi, mi sentivo molto, molto aggredita da tutto, dagli sguardi, da tutto, ragazzi, lo sapete come funzionano, la nostra situazione come funziona. E quindi probabilmente questa era un'arma che volevo utilizzare sbagliando, perché in questo modo mi facevo le amicizie, ci sono tanti motivi, mi facevo le amicizie, mi sentivo meno sola, se diventavo triste c'era l'amico che mi vedeva triste e mi aiutava, era un'arma, era un'arma che ho voluto utilizzare. La gente, i ragazzini ti vedevano forte, quindi volevano tutti stare dalla tua parte. Eri quella figa, quella che risponde in modo figo, no? E quindi sapete come funzionano queste cose. Poi gli amichetti vogliono stare con te, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sono qua per dire a tutti i bambini, tutti i ragazzini. Tra l'altro ho scoperto che c'è una parte degli iscritti che sono dei bambini proprio, quindi sono molto contenta se state guardando questo video. Ascoltate bene quello che sto per dirvi, perché insomma, penso che siano già in quella fase di vita, visto che iniziano molto presto. Ho scoperto già verso i 10 anni questi vanno fuori di testa, fanno delle cose strane. Non bullizzate, ragazzi, non bullizzate, perché lo so, è quello che è successo pure a me. A quell'età, lo so, sembrano un po' delle frasi un po' buttate all'aria, perché poi quando sei dentro, in quella fascia di età, quando sei dentro in quella fascia di età, siete voi che state vivendo quelle situazioni. Però, ragazzi, cercate veramente di non bullizzare perché innanzitutto ve ne pentirete. Ve ne pentirete, vi assicuro che ve ne pentirete. Io ci sono stati diversi momenti durante la mia vita che mi sono messa a piangere e sono rimasta traumatizzata dai miei comportamenti perché è come se non siete più voi stessi, è come se in qualche modo siete impossessati di una cosa cattiva. Non siete cattivi però, non siete cattivi voi, però per difendervi diventate cattivi. Vi fate i segni con l'inchiostro nero sulle guance perché dovete far vedere che voi siete dei soldati e ammazzate tutti. Però ragazzi, veramente, cercate di non farlo, cercate di non farlo. O se lo fate, cercate di diminuire, perché so che poi sono quei meccanismi che non basta la voce esterna per cambiare, perché giustamente voi state avendo una fascia di età di un certo tipo, insomma, è una fascia importante la vostra fascia di età. Non basta l'adulto che arriva e dice non bullizzare, anche voi dite cazzo me ne frega. No, non. Però se lo fate, se vi rendete conto che lo fate, cercate di farlo di meno, cioè nel senso non prendeteci la mano, perché poi c'è anche un po' questa cosa qua, che una volta che si entra in questo circolo comportamentale, alla fine diventa come una sorta di personalità. Quindi prima di tirarsela via sta roba, ci vuole tanto tempo. Perché poi bisogna stare tanto tempo da soli,
bisogna capire le sofferenze degli altri, c'è tutto un passaggio dentro poi per liberarsi da questa cosa. Quindi cercate di farlo il meno possibile, perché mi ricordo anch'io quando ero una ragazzina, talmente lo facevo tanto che era diventato il mio modo di essere di quell'età, che poi lo facevo anche quando ero da sola. Quindi, perché ovviamente ragazzi, se lo fate 6 giorni su 7, non è che la domenica diventate dei santi, siete abituati a ragionare così, ad avere questi comportamenti, ed è come se rimane un po' lo stampino. Quindi ragazzi, almeno quando siete soli, cercate di non farlo in generale, però capendo la situazione, perché l'ho capita, perché sono stata anch'io così, almeno quando siete da soli, bambini, ragazzi, evitate perché non c'è per niente bisogno. Evitate, anzi, godete del fatto di avere la possibilità di non essere dei bulli e di non dovervi far per forza vedere forti, perché è bello quello, è una figata stare tranquilli e godersi l'aria fresca, godere delle cose semplici della vita, è molto bello. Approfittate in quei momenti per staccare questo comportamento, perché in effetti poi purtroppo diventa un vizio comportamentale e appunto io lo facevo sempre, perché poi anche ragazzi, cambiare comportamento richiede uno sforzo cognitivo che a quell'età non è che si ha tanta voglia o capacità di affrontare, quindi insomma, io ora ho capito i motivi per cui mi comportavo così. Non voglio dare, perché lo so che qualcuno potrebbe dire: ah, adesso che ha scoperto di essere neurodivergente, è colpa della neurodivergenza. No, non voglio dare tutta la colpa alla neurodivergenza. Un po' sono io proprio fatta così, è proprio il mio carattere. Perché comunque oltre alla neurodivergenza esiste anche la persona, non è che siamo soltanto neurotipici, neurodiversi. Siamo tutti persone normali, però ognuno ha le sue caratteristiche e la sua personalità. No, tu non sei normale! Ciao, senti, vai su TikTok. Vuoi che uso le maniere forti? A sto giro uso le maniere forti, eh? Ti faccio male. Vabbè, vado su TikTok. Un po' sono fatta così, un po' sono fatta così io. Molto, molta la colpa è della neurodivergenza, perché appunto mi sentivo molto aggredita dall'esterno. Vi posso assicurare, anche se non succedeva niente. Anche se stavo ferma alla fermata dell'autobus, mi sentivo sempre sotto attacco, sempre in una situazione di come se stava per scoppiare una bomba, come se stava per arrivare una valanga e mi stava portando via. Quindi questa è stata la mia modalità per affrontare l'adolescenza. Però appunto, adesso a distanza di anni, insomma, consiglio a tutti di non fare atti di bullismo, perché vi posso assicurare, tutto quello che facciamo poi torna indietro. Cosa vuol dire? Non è la solita frase che si dice stile maledizione. Torna indietro perché sapete che a me piace argomentare, altrimenti sto pure zitta. Forse dovrebbero prendere esempio le persone. Se vuoi dire una cosa, argomenta, se no stai zitto, perché altrimenti si possono creare 200.000 pensieri e un po' sono fatta così, un po' sono fatta così io. Molta la colpa è della neurodivergenza, perché appunto mi sentivo molto aggredita dall'esterno. Vi posso assicurare, anche se non succedeva niente, anche se stavo ferma alla fermata dell'autobus, mi sentivo sempre sotto attacco, sempre in una situazione di
come se stava per scoppiare una bomba, come se stava per arrivare una valanga e mi stava portando via. Quindi questa è stata la mia modalità per affrontare l'adolescenza. Però appunto, adesso a distanza di anni, insomma, consiglio a tutti di non fare, di non essere, di non fare atti di bullismo, perché vi posso assicurare, tutto quello che facciamo poi torna indietro. Cosa vuol dire? Non è la solita frase che si dice stile maledizione. Torna indietro perché sapete che a me piace argomentare, altrimenti sto pure zitta. Forse dovrebbero prendere esempio le persone. Se vuoi dire una cosa, argomenta, se no stai zitto, perché altrimenti si possono creare 200.000 pensieri e... Niente, era andato via il pezzetto del video. Comunque, per concludere, un altro motivo per cui non dovete bullizzare è anche questo, ed è molto importante che ve lo capiate in anticipo. Perché fin quando siete nel vostro gruppo d'amici e le vostre esperienze molto ristrette, è come se va tutto bene. Però poi quando entrate nella fase adulta, molte cose cambiano purtroppo. Spesso molti amici non ci sono più, cambiano le compagnie, e bisogna interfacciarsi a mondi diversi e persone diverse, a volte anche di diversa tipologia durante la settimana, quindi capite che questo può portarvi in crisi perché non avete più la possibilità di essere sempre il primo o quello sempre figo, quello sempre che aggredisce, perché poi ci sono altri presupposti, ci sono altri obiettivi da raggiungere e in automatico le persone dopo un po' vi escluderanno e anche questo potrebbe portarvi in crisi. Quindi mi raccomando, piano piano iniziate a cercare di bullizzare sempre un po' di meno. Ciao a tutti.